Buonasera a tutti, primo novembre, giorno di festa, partita Basket Rovello contro Pallacanestro di Po di Vimercate, sesta giornata di campionato. Basket Rovello che viene da una vittoria in quel di Meda contro dei ragazzi molto veloci e molto bravi e da una sconfitta partita purtroppo a Busnago. Ricominciamo con un nuovo ingresso in campo con Gabriele Del Pero, che porta la maglia numero 14 e una vistosa maschera in viso, con Berni al salto, con Botti Bottinelli, con Boss e con Cristian Gorni. Subito la prima palla di Del Pero, che riceve ancora sul blocco di Botti, gira sotto Botti, deviata molto bene da Tremolada ed è rimessa dal fondo per i nostri ragazzi, ragazzi che hanno bisogno un pochino di qualche conferma, di qualche amalgam in più. Del Pero ancora Del Pero per Botti sotto, che si gira, va in sottomano, Boss, deviazione e ancora Boss, al quale viene dato un pallone sul piede e allora gioca Vimercate con Colombo playmaker per il numero 10, Tremolada che va subito in arresto e tiro, prende il ferro lungo, riconquista un rimbalzo picchiato sul ginocchio, l'altro Tremolada, infrazione di quasi passi da parte di Colombo, poi riceve il numero 4 che è Moschini, fallo di Bottinelli sulla penetrazione del numero 8 che è Rigo. Due tiri liberi subito da tirare per il numero 8 Rigo. Primo libero va a buon fine. Basket di Vimercate che è ancora a zero in classifica. Il secondo libero viene sputato dal ferro, chiama subito lo schema Del Pero che va in penetrazione, scarica fuori poi per Cristian Gorni, dalla sua mattonella non va, riconquistano loro il rimbalzo, allora ancora corrono con Tremolada, scarico fuori per l'arresto e tiro molto comodo e molto solo di Colombo che non va e poi sprechiamo la palla, la buttiamo un po' nelle ortiche per eccessiva precipitazione al passaggio. Rimette allora per Colombo, prende il blocco, passi di partenza non fischiati a Moschini, scarica fuori ancora per Colombo, sotto si fa spazio contro Botti, ancora Colombo, scarico sotto per il numero 8 Rigo che la dà fuori ed è rimessa laterale per i nostri ragazzi. Del Pero ancora per Gorni, ancora Cristian per Boss, arresto e tiro di Boss che scarica fuori per Botti, ancora per Bosa, arresto e tiro di Bosa in punta di piedi e sono i primi due di Boss, i primi tre di Boss, scusate, era da tre. Chiama lo schema Colombo, scarica fuori per Moschini che va in un arresto e tiro poco probabile ma che lo realizza, il tiro era da due per quanto riguarda l'arresto e tiro prima di Bosa, però l'altro arbitro, ricordiamo che sono gli arbitri Comolli di Varese e Mariotto di Cassano Magnago, chiamiamo lo schema transit, esce Botti per Boss che prende il blocco di Botti, gioco a pick and roll per Luca Bernia che non va a buon fine, curato bene da Rigo, ancora un arresto e tiro molto facile per Moschini, corriamo con Bosa, va in uno contro uno, scarica fuori, ancora fuori per Del Pero in penetrazione, sotto per Luca Bernia che si avvicina molto bene al ferro, attacca al ferro
Sono 4-3 per i ragazzi del basket di Rovello quando sono già passati 2 minuti e mezzo. Sportella, Botti contro Rigo. Corriamo, giochiamo transit ancora. Boss in pick and roll per Botti che non va. Allora Del Pero chiama il blocco di Botti. Ancora fuori, ancora in uno contro uno Del Pero, arresto e tiro. E finalmente i primi 2 punti di Gabriele Del Pero, rientrante da un infortunio per una frattura al volto, infatti lo vediamo mascherato. Porta palla ancora Tremolada per l'altro Tremolada che va contro Botti, si gira, lo picchia forte contro il vetro, scaricano fuori il rimbalzo riconquistato da Moschini. Moschini ancora che va in arresto e tiro e poi riconquistiamo finalmente il rimbalzo con Luca Bergna, la dà Sugar. Gabriele ancora in uno contro uno, si fa spazio, con tanto fisico lo curano e poi ruba palla ma commette fallo con il corpo. È buon esordio del Gabriele Sugar Del Pero con scarpe gialle fosforescenti, riconoscibilissime. Ancora Colombo contro Sugar. Questa sera non è con noi Davide Terragno, vittima di un piccolo infortunio alla coscia. Cerca l'arresto di tiro Tremolada, poi ruba benissimo palla Bergna e poi serve troppo lungo Gabriele ed è riconquistata la rimessa laterale per i ragazzi della Dipo di Vimercate. Penetrazione del numero 9 che va a rimbalzone, poi Tremolada, numero 9 era Colombo, va a rimbalzone Tremolada. Del Pero per Boss che la restituisce, prende il blocco di Lucone Bergna. Doppio pick and roll con Del Pero, scusate, con Bergna che cerca di attaccare il canestro a 2 secondi dal termine. Uno arrampica sul ferro e non realizziamo. Corrono veloci i ragazzi di Vimercate, un facilissimo arresto e tiro di un ottimo Tremolada che ricordiamo è uno tra i migliori realizzatori del basket C2. Noi abbiamo il nostro Bottinelli in 12ª posizione come realizzatore e il Davide Tremolada che segna 15,8 punti a partita nelle ultime 5 partite. Oserei dire ottima manina Davide Tremolada. E il basket Rovello che si è leggermente rinnovato in quanto è stato tesserato proveniente dalla pallacanestro di Legnano, dalla B2 di Legnano, Alessandro Corno, che è stato anche convocato nella nazionale Under 20, un numero 3, un ottimo acquisto per il basket Rovello che ci porterà sicuramente punti, gioco, sostanza. Rientriamo dal time out. Nulla è cambiato nella nostra formazione, nulla è cambiato. C'è stato un cambio. Nessun cambio neanche nelle file della pallacanestro di Vimercate. E allora ancora Del Pero che temporeggia, prende la palla Luca per Boss che va a sincronizzarsi e va in uno contro uno con un pallonettone alto per evitare lo stoppone e siamo 8 pari dopo 5 minuti trascorsi. Rivediamo anche con piacere nella nostra panca Matteino. Alberio riceve fuori Colombo per Moschini che chiama il gioco per Tremolada, franco volato da Boss, arcobaleno di Tremolada, più che un arcobaleno una speranza di segnare. Riconquistiamo dopo 24 secondi di difesa fatta bene. Diamo Fabrizio Porto, intanto l'allenatore del basket di Vimercate cerca di dare dei ragguagli.
fallo del numero 8 intanto Rigo, che sportella contro Lucone Bernia. Fondo per i ragazzi di Rovello. Rimettiamo con Sugar, cambio nelle file del pallacanestro di Vimercate, esce il numero 8 Rigo ed entra Caburi, Maurice Giulio Caburi, un'ala del 1982. Taglio sotto per Botti, libero, fuori per Christian, che scalfisce il ferro, dannazione, non realizza, penetrazione di corno, ruba palla Botti, Botti ruba palla Botti, Botti su Tremolada, rimessa dal fondo con 18 ancora da giocare, rimette per Caburi, Caburi fuori per Colombo, Colombo si avvicina e poi va Caburi, bomba da tre di Caburi e la mette Caburi, mano dolce da fuori, giochiamo alto, si prepara Lollo per il nostro cambio, ancora Sugar, Botti, Botti che parte da fuori, andrà in uno contro uno, Ubriaca che era l'avversario, arresto, sì, penetrazione molto bella di Botti, l'uomo più in forma in questo momento della nostra squadra. Ancora fuori per il numero 9 Colombo, doppio blocco sopra, bomba di Moschini e realizza anche a Moschini, hanno ottime mani i ragazzi di Vimercate, 14-10 per i ragazzi di Vimercate in questo momento. Blocco di Botti, Del Piero scarica per Boss, Boss per Botti, ancora Botti in uno contro uno, va dall'altra parte questa volta, fa fallo non fischiato, Moschini va in contropiede, poi Tremolada, per l'altro Tremolada, bomba di Tremolada, va fuori, prende il ferro in alto, Del Piero che corre, si ferma, dai a Boss, Boss per Botti, chiamiamo 4, ancora Boss, lo chiamo alto, uno contro uno di Boss, peccato, non realizziamo la penetrazione, fallo di Moschini, cambio nelle nostre file, uscirà Sugar Del Piero, buono la sua, il suo primo pezzettino di partita, ha già segnato 2 punti, entra Lollo Lanzi, la mano calda di Lollo Lanzi, vediamo se ci aiuta a recuperare questo piccolo gap, fuori per Botti, Botti per Christian, Boss si prepara a ricevere Luca che va in semigancio sinistro, lo sbaglia, recupera il suo rimbalzo, semigancio destro, non realizziamo, ma facciamo, fa fallo Caburi, spinge, sono 2 tiri per noi. Due tiri per Luca Bernia, altro ottimo realizzatore del basket Rovello. Buono il primo libero di Luca. Luca Bernia è 37esimo nella classifica dei migliori realizzatori della Serie C2. Secondo libero di Luca è buono, cambio anche nelle nostre file. Esce Cristian Gorni ed entra Moscatelli, numero 5. Lollo, è entrato anche il numero 13 Carzaniga nelle file della pallacanestro di Vimercate, consegnato a Tremolada. Tremolada ancora, Moschini, Moschini, gioco a due molto bello per Tremolada, realizzazione contro Luca Bernia, molto facile, Bernia francobollato da Canduri, Moscatelli, Moscatelli per Boss, Boss che si sincronizza per tirare, eccolo lì, arresto e tiro di Bosa, e giochiamo adesso blu, giochiamo blu, vediamo se riusciamo a metterle un pochino in difficoltà, giocano fuori, Moschini, Tremolada, usciamo, Tremolada sotto, scarica fuori per l'allenatore Corno, scusate,
per l'allenatore Porta. Cambio, esce Botti per le nostre file ed entra Jack Porro. Cambia l'uomo, gioca blu in mezzo lui. Mosca, Moscatelli che chiama lo papero, scusate, Lollo che chiama papero. Porro, Lollo che cerca di giocare a due con Lucone Bernia, curato da Canduri. Non va, fallo non fischiato a Caburi. Libero Moschini, scusate, sotto per uno smarcatissimo numero 11 Tremolada. 18-14 e 56 secondi al termine di questo primo quarto. Boss ancora per Lollo. Lollo arresto e tiro di Lollo, non va, recuperano il rimbalzo con Tremolada verso Carzaniga contro Lollo. Tremolada va avanti, Tremolada per l'altro Tremolada. Moschini chiuso bene. Caduri, arresto e tiro che non va. 18 secondi al termine, abbiamo tempo per gestire quest'ultimo possesso. Lollo, che va in uno contro uno, perde la maniglia, scarica sotto per Mosconi. Una brutta palla per Moscatelli sotto, in mezzo a quattro piedi, che non sarebbe mai passata. E quindi andiamo a riposare per il primo quarto sul punteggio di 18 per i ragazzi di Vimercate e 14 per la pallacanestro di Rovello. Come stavo dicendo prima, i ragazzi di Manuel la settimana scorsa hanno purtroppo perso in quella di Busnago di una dozzina di punti. Sempre in testa al nostro girone il basket di Lentate, grandissima neopromossa con 10 punti, 5 vittorie e 0 sconfitte. Segue poi Cusano, Cervenate, Busnago e Olginate a 8 punti, quindi abbiamo perso contro Busnago, abbiamo perso contro Cusano, abbiamo perso contro Olginate. Quindi ci restano parecchie partite ancora da vincere, a cominciare da questa, speriamo. Questa settimana Lentate gioca, ci sarà un bellissimo scontro tra Olginate e Cervenate domani, ci sarà una bella basket grande di Lentate contro Petromed di Villa Santa, altra bella partita, e Cusano contro Busnago, le altre due squadre che sono ad 8 punti. Rientriamo a giocare ancora con Bosa, con Bernia, con Bo, con Nicola Sporro, con Lollo e con Moscatelli. Attesa per l'esordio di Alessandro Corno. Vediamo Tremolada che si avvicina per battere la rimessa da qua, da mezzo. Franco bollato da Boss, come al solito. Ecco, giochiamo normale. Rimessa per l'altro Tremolada. Tremolada ancora, consegnato per Carzaniga. Lollo ruba Rollo, va a cercare il fallo, uno contro uno di Lollo. Non realizziamo la bellissima penetrazione fatta in sottomano di sinistro. Conquistiamo da subito due tiri liberi, siamo subito cattivi in difesa e così va bene. Primo libero di Lollo, che ha dolci mani. Buono il primo libero di Lollo, che addomestica la palla. Secondo libero di Lollo, buono, ci porta a meno 2. Ancora la palla portata da Carzaniga contro Lollo, vediamo se rubiamo ancora una volta. Si sportellano i due, passa in mezzo Carzaniga, scarica fuori per Tremolada, poi per Caburi che va in arresto e tiro. Lollo riconquista il rimbalzo schiaffeggiato da Jack Porro, non visto
Luca Bernia sotto, gira allora il pallone per Moscatelli. Moscatelli, ancora Moscatelli, che in questo momento sta giocando guardia. Moscatelli va in uno contro uno, non ce la fa, scarica fuori per Bosa, un passaggio improbabilissimo, saltando due passaggi, e infatti ci viene rubata molto bene. E poi Nicolas francobolla alla grande tremolada e lascia solo 17 secondi di gioco agli avversari. La classifica, come dicevamo prima, dei cannonieri della C2 è comandata da Sacca del Basket Milano, che ha 23 punti di media. Intanto un tiro da tre di Carzaniga un po' improbabile, che va a prendere il ferro lungo, e allora Moscatelli conduce l'attacco per Nicolas, Nicolas per Boss, che non ha ancora riposato, neanche Berni ha riposato, ma si riposerà più tardi. Lollo, 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 ubriaca tre giocatori, Lollo, arresto poi e tiro di Nicolas Porro, che dai suoi, dal suo gomito, dai suoi 5 metri non sbaglia mai, e siamo 18 pari. Allora Moschini, Moschini contro Moscatelli, tremolada, tremolada per l'altro, tremolada, va in uno contro uno contro Nicolas Porro, in sottomano, riconquistiamo molto bene, poi prende una vecchia Moscatelli, Lollo, Lollo ancora, che andrà in arresto e tiro corto, cortissimo di Lollo, che aveva l'opportunità di scaricare. Tremolada, tremolada, gioca a transit, tremolada, arresto e tiro, non va, consegnato di Bernia a Lollo. Lollo, ancora Lollo, si prepara un cambio nelle file della pallacanestro di Vimercate, rientrerà il numero 6 Carzaniga. Moscatelli che si lascia sfuggire il pallone, 5 secondi al termine, Lollo andrà in arresto e tiro da 100 metri, non prende neanche il ferro, era troppo lontano. Cambio, esce Boss ed entra Stegalli, entra Stefano Gallo, e rientra il numero 6 Carzaniga al posto del numero 13 playmaker, l'altro Carzaniga. Carzaniga ancora, scusate, Carzaniga, Carzaniga per tremolada, blocco dell'altro tremolada, giocano sempre a blocco a ricciolo sopra, poi gioco a due, schiaffeggione a parte di Nicolas, tremolada va in sottomano, Carzaniga che non realizza, e allora Lollo, aiutiamo Lollo che gioca a papero, esordio del numero 11, tra un po' entrerà, blocco, doppio blocco, Stegalli, Stegalli, Nicolas Porro ancora dai suoi 5 metri, e poi fallo di Lucone Bernia che va a spingere sotto canestro, esce Luca ed esce Mosca, ed entra il numero 11 Alessandro Corno, non dimenticatevi questo nome, ce ne regalerà parecchie, ed entra, rientra Botti ancora al posto di Luca Bernia. Scivola Lollo, arresto e tiro di tremolada di 21-18 per i ragazzi di Vimercate. Lollo, Stegalli, ancora Lollo, blocco di Botti, Lollo ancora, scarica fuori per Corno, arcobaleno di Corno che non va, è andato troppo sicuro, troppo tranquillo. Ora prende l'uomo Corno, giro e tiro di tremolada, cambio nel pallacanestro di Vimercate, rientra il numero 9 Colombo ed esce Carzaniga, entra anche il numero 8 Rigo ed esce tremolada. Buona la prestazione di tremolada fino ad ora, 21-18 sotto di 3 i ragazzi del Basket Rovello, 6 minuti ancora da giocare. Lollo che conduce l'attacco, Botti, Botti per Corno, Ale, Botti, Porro blocca,
gioco a due, Nicolas ancora in arresto e tiro, ha sputato dal ferro, il tiro era buono, forza ragazzi, ancora Nicolas Rubone di Nicolas sul passaggio di Rigo, dovremmo essere un pelino più veloci, siamo in arresto e tiro, si fa stoppare Lollo, stoppata da rivedere, secondo me piuttosto regolare, fallo di Caburi, minuto di sospensione chiesto da Fabrizio Porta e dai suoi, che vuole parlare con i suoi ragazzi. Come dicevo prima, la classifica dei cannonieri vede due giocatori su tre in testa della Pallacanestro di Milano, Reali e Sacca, che sono veramente i due fuori categoria di questo girone. Tremolade sesto realizzatore di questo nostro campionato, quindi è un ottimo antagonista per il nostro Bosch, lo deve francobollare, deve cercare di non farlo realizzare. Bottinelli comunque ci ha già realizzato una settantina di punti, ha una media di quasi 14 punti a partita, e poi via via tutti gli altri nostri giocatori. Poi ricordo, la prossima settimana saremo in trasferta, ci rivedremo sul web frequenze di Piero da Saronno tra 15 giorni. Ora riprendiamo ancora con i soliti 5, cioè Stefano, Andrea Corno, Alessandro Corno, scusate, Lollo che deve fare, ci deve mettere i due tiri liberi, Nicola Sporro e Botti. Asciughiamo un po' il campo. Intanto primo libero finalmente da tirare per Lollo Lanzi, è buono il primo libero di Lollo. Continuiamo ad asciugare il campo strabagnato. Fa ancora caldo, sebbene sia ancora il primo di novembre. Bene, forza ragazzi, secondo libero di Lollo, speriamo non abbia perso la sua concentrazione abituale ai tiri liberi. È buono anche il secondo libero di Lollo. Porta palla e la dà a Carzaniga, il numero 9 Colombo, giocano a due, gioca fuori Caburi, passi di Caburi di partenza, è giusto. Lollo contro Carzaniga, Botti, Lollo, ancora Botti, va in uno contro uno, fantastico penetrazione, scarico di Corno, Lollo tira da 1000 metri, prende il ferro corto, un passettino in più io l'avrei fatto, velocissimo il contropiede sotto per Caduri che perde la maniera del pallone, la dà fuori a Colombo ancora per Caduri che arresta e tiro, fallo inutile di Lollo, Caduri allunga il piedino per subire il fallo, lo subisce, due tiri liberi per lui, cambio, rientra Sugar Del Pero per Lollo Lanzi. Non abbiamo ancora schierato questa sera i nostri due super junior che stanno là pazientemente ad aspettare di entrare, primo libero fuori di Caburi, secondo libero sul tiratore, è buono, 22 gli ospiti, 20 i ragazzi di Rovello, entra subito in partita Sugar Del Pero, ancora Sugar riceve da Botti, giocano a due contro Caburi, Botti contro Caburi, molto facile la penetrazione anche se fisicamente è molto pesante, ma
e poi cura molto bene Stegalli la penetrazione del nostro avversario, del numero 9, che non riesce a realizzare. Allora Stegalli riceve il blocco, Botti gioca a 2 e perfetto pick and roll di Stegalli e Botti, 24-22. Cerchiamo di correre un pochino. Tremolada, Rigo per Carzaniga, esce ancora Tremolada che va in arresto e tiro con un fantastico ricciolo, prende il ferro corto, riconquistano loro il pallone. Stegalli contro Carzaniga, Colombo in penetrazione, chiuso bene, impedito il tiro di Colombo. Stegalli Porro Del Piero va in uno contro uno, scarica fuori per Corno, fallo, non va, buono Ale, buona penetrazione, fallo dal fondo, cambio nel basket di Vimercate, esce Tremolada ed entra Moschini, numero 4. Fondo, 14 da giocare, uno che esce per ricevere il pallone, magari, eccolo che è uscito, sotto per Botti che va in uno contro uno, ricciola sotto e realizza, è il suo tiro Botti, grandissima forma di Botti in questo inizio di stagione, sta regalando delle partite veramente memorabili. Sportella adesso e fa fallo dopo una piccola infrazione di passi non fischiata dagli arbitri perché accuravano il corpo e non i piedi. Fallo su Caburi di Luca Botti, è il secondo fallo di Botti, dobbiamo preservarlo che ci regala veramente tanti punti con le sue mani. Primo buono di Caburi, secondo libero di Caburi, buono. Giochiamo Papero. Porro, ancora Botti, fuori per Corno che va in uno contro uno, fallissimo, non fischiato, oppone il corpo Caburi contro l'agilità del nostro Alessandro Corno. Stegalli raccoglie un pallone dalla spazzatura, no, peccato, era un'ottima azione da tre punti per dare un colpettino agli avversari. Stegalli ancora contro Moschini, poi si accascia al suolo Carzaniga e allora Corno, un passaggio fantastico che si esce, il the game, passi di partenza non fischiati. Nicola Sporro si arrampica per cercare di stopparlo, oppone molto bene il corpo però il numero 9 Colombo ed ora cambiamo, esce Botti, diamo fiato a Botti ed entra il numero 12 Barbizan, molto atletico il nostro Barbizan, giochiamo con tanti giovanissimi. Siamo con due tiri liberi, un tiro libero supplementare, scusate, per Colombo che ha subito fallo da Nicola Sporro, è fuori, Barbizan riconquista subito un pallone, si fa valere bene a rimbalzo e allora Sugar per Corno che francobollato e gioca a due con Nicolas, passa in mezzo al nuovo entrato Sant'Ambrogio, passa in mezzo il pallone, ben passato direi. 1.40 ancora da giocare, 28 ragazzi di Rovello, 26 per gli ospiti. Sant'Ambrogio fuori per il numero 4 e poi Nicolas ruba alla grande il pallone a Caburi. Del Piero per Stegalli, bombettina di Stegalli che non va, peccato per Barbizan che era piazzato bene a rimbalzo, fallo da dietro e due tiri liberi di Del Piero. Due tiri liberi per il numero 9 Colombo.
del secondo fallo di Del Piero. Di primo è buono Colombo. Secondo libero di Colombo, buono anche questo. Giochiamo Papi, giochiamo alto. 28 pari. Barbizan per Del Piero, blocco di Nicolas. Scarico sotto, molto bello per Corno. Degli assist stupendi questa sera dei nostri ragazzi. 55 da giocare, più 2 basket Rovello. Passa molto stretto sul blocco e poi tira un tiro improbabile Del Piero. Nicolas poi toglie le mani dal pallone del numero 8 e giochiamo blu. Fuori per Moschini, Carzaniga, Colombo, Carzaniga ancora, arresto e tiro che non va, Stegalli e poi infrazione di piede di Moschini. Stegalli stava partendo già in contropiede, infrazione di piede. Gabriele, giochiamo ancora alto, stai giù, giochiamo alto, riceve Corno e consegna il pallone, ancora lui, ancora Alessandro Corno che va in uno contro uno, si palleggia in mezzo ai piedi, perde palla. 25 da giocare, abbiamo ancora un secondo dopo la rimessa dei ragazzi di coach Fabrizio Porta. Rigo per Colombo va in mezzo all'area in uno contro uno, arresto e tiro di Sant'Ambrogio che realizza. 6 secondi al termine, 5, 4, 3, arresto e tiro di Del Piero, non va. Andiamo a riposare sotto di 1, 31-30, un buon gioco si è visto. Ora andiamo a prendere un caffè io e Piero, ci vediamo più tardi, arrivederci. Bene, riprendiamo con lo schienone di Luca Bernia che magari se si gira ci saluta, invece non ci saluta. Riprendiamo questo terzo quarto con il quintetto base che riparte con Sugar Del Piero, Boss, con Cristian Gorni, Botti, Bottinelli, i ragazzi di Vimercate con Colombo, Caburi, Carzaniga, Moschini e Tremolada. Allora giochiamo con Cristian Gorni che va in uno contro uno, si ferma, fuori per Del Piero, per Bernia ancora, va in uno contro uno, arresto e tiro, sporcata la palla da Caburi, gioca Colombo, gira con un grandissimo Botti che difende molto bene e poi fallo del numero 11 Tremolada che va a schiantarsi contro Botti, Bottinelli. Asciughiamo il campo che si è bagnaticcio. Ottima difesa di Botti che non fa tirare Tremolada. Asciughiamo il campo con uno dei nostri vice allenatori, Marcello Porro. Rimetterà il pallone dal fondo Cristian per Del Piero che chiama subito Papero. Doppio blocco sopra, riceve ancora il pallone di ritorno, Bosa ancora gira sotto, in mezzo per Bernia, ma in un fantastico, fantastica penetrazione e un ottimo scarico di Andrea Bosa. Allora ancora Colombo per i vimercatesi, blocco per Moschini, per Canduri che viene anticipato molto bene da Bernia e poi realizziamo altri 2 punti in contropiede.
34-31. Rubiamo ancora il pallone, dimentica la maniglia Colombo, fuori un attimo il pallone, è chiuso Moschini, forza così ancora la difesa, ragazzi, ancora Bernia, non tocca Duri, Colombo gira sul tiro, Cristian Gorni commette fallo che spinge lato, 14 secondi, stiamo attenti ai blocchi, sono belli pesanti da parte dei vimercatesi. Colombo contro blocco in movimento, si gira, si ruota, arresto e tiro di Colombo. Caburi blocco in movimento, non fischiato, uno schema numero uno, esce Boss per Gorni per Botti che girerà, scarica fuori per Del Piero, scarico per Boss, Botti, Bosa per Bernia, arresto e tiro di Bernia, corto, ha avuto il braccino corto, ha avuto paura di sbagliare, una braccinata di Luca. Allora riparte Vimercate con Carzaniga, Canduri, Caburi per un blocco ancora irregolare, non fischiato, e poi schiaffeggiato e chiuso. Contesa, riconquistata la palla dai ragazzi di Vimercate per la Contesa, ma solo 5 secondi per giocare. 5 secondi per giocare, uscirà il numero 9 Colombo per andare in arresto e tiro. E poi finisce il tempo, il playmaker si addormenta e l'allenatore Fabrizio Porta chiama subito time out per dare una scossa ai suoi ragazzi. I ragazzi di Manuel sono entrati belli, carichi a difesa, belli determinati, difendiamo bene, con tanta intensità. I vimercatesi un pochino più molli, sono fatti rubare un pallone, hanno preso un contropiede. Quindi, buon inizio della squadra di Manuel, 34-33 dopo 2 minuti e 26 secondi giocati, c'è ancora tantissimo tempo da dover consumare. Vediamo Manuel, Manuel cosa ci disegna e soprattutto Porta cosa cercherà di fare per contrastare il nostro attacco. Rientriamo ancora con Del Piero, poi Boss, Luca Bernia, Botti e Gorni. Questa sera un pochino sottotono Gorni. Chiamiamo lo schema del papero, riceve Botti, restituiamo poi il pallone fuori per Bernia, ancora Bosa, scartellato e schiaffeggiato, blocco, Luca Bernia, arresto e tiro di bomba di Lucone Bernia, grande Luca, 3-7-3-3, ottimo così, forza. Rimercate allora con Colombo, blocco e tiro da fuori, preso il ferro lontano da parte di Carzaniga, esce il pallone e poi andiamo ad attaccare. Giochiamo transit adesso. Allora Bernia per Boss ancora fuori per Cristian Gorni, dalla sua mattonella finalmente ci realizza una bombetta che ci porta sul più 7, scarico fantastico sotto e poi non andato a buon fine. Bosa, arresto e tiro di Bosa, ed è ottima anche la prestazione di Bosa, perfetto. L'arbitro ha qualcosa da dire all'allenatore dicendo che bisogna lasciare il pallone per terra quando si fa canestro, altrimenti è fallo tecnico. Più 9 dopo due bombe e un fantastico contropiede in transizione condotto da Bernia e Bosa. Rientra
corre ai ripari Fabrizio Porta, fa rientrare il suo miglior realizzatore che è il numero 10 Tremolada. Del Pero, bravissimo, va ad intercettare il pallone, lascia soltanto 3 secondi ai ragazzi per passare il campo, solo 3 secondi, 18, 17, 16, passato il campo, erano 8 secondi non fischiati. È rientrato anche il numero 13 Carzaniga, fuori per Moschini, Moschini che non fa il tiro da 3, Bernia svetta a rimbalzo e Gabrielone Del Pero che va in 1 contro 1, fallo del numero 13 Carzaniga, ha rischiato ancora il faccione il nostro Sugar. Rimessa laterale, scusate, rimessa dal fondo, secondo fallo intanto del numero 13 Carzaniga. Rimessa di Luca per Botti, Botti per Gorni, Gorni per Bossi, gira sotto bene, molto bene, poi fuori per Botti, arresto e tiro di Botti, non va la bomba di 3 di Botti. Continuiamo a difendere così ragazzi, che va molto bene. Ancora Carzaniga, bloccati i lunghi di Vimercate, 1 contro 1 di Tremolada che va a sportellare con Botti contro la mano, e poi Bernia svetta un'altra volta a rimbalzo. Caburi cerca di contrastarlo, non ce la fa. Boss, andiamo in diretta, Boss, forza, eccolo qua. Boss in trance, grandissimo Boss. 4-5-3-3. È quello che volevamo vedere dai nostri ragazzi, una bella reazione dopo qualche partita persa male. Tanto cuore, tanta voglia di difendere. Gioca Vimercate con il numero 11 ancora, fallo di... no, passi di partenza. Botti lo cura molto bene, passi di partenza da parte del numero 11 Tremolada. Cambio, entra Rigo con il numero 8 ed esce Caburi. Fa fatica a realizzare Caburi questa sera. Del Pero, Del Pero per Luca Bernia, taglio che non va, di Gorni, blocco, gioco a due con Bernia ancora che ci prova, non c'è nessuno a rimbalzo. Allora Moschini contro Gorni, Rigo contro, cambia uomo e poi va a rubare molto bene ancora Cristian Bernia, in palla particolarmente stasera. Bene, i meccanismi stanno cominciando ad oliarsi, oserei dire. Botti ancora contro Tremolada, gira molto bene con la mano sinistra e poi recuperiamo un rimbalzo su Boss, forza, guardiamo Del Pero che è solo in contropiede, passi, servito male da Boss, passi di partenza, ci sono tutti. Sempre 45-33 per i ragazzi di Rovello. Del Pero ha commesso infrazioni di passi. Carzaniga finge il passaggio. Carzaniga ancora per Moschini. Tremolada ancora. Moschini per Rigo. Rigo che si girerà fuori per Tremolada, che la tira corta. Botti molto bene, presentissimi a rimbalzo questa sera i nostri lunghi. Abbiamo fatto un ottimo inizio di terzo quarto, scivola poi il pallone a Bernia, scarica fuori molto bene Christian e poi Del Pero, ottima azione, ottimo il gioco, scavigliata di Christian Gorni che si è fatto male. Dai Cristian, forza, cambio, esce Sugar Del Pero, no, esce Cristian Gorni ed entra Lollo. Giochiamo con 3 piccoli. Del Pero, difesa, Lollo contro Moschini, Tremolada contro Boss, cerca l'anticipo Luca su Rigo, scarico sotto, ci siamo fatti magnare, giochiamo lato largo,
facciamo rispettare anche in attacco. Recuperiamo ancora con Lollo. Lollo fuori per Botti. Botti che va in uno contro uno, fuori per Boss, che cerca di mettere a posto i piedi. 5, 4, arresto e tiro di Boss. Palo di Boss. Del Per contro Temprendola. Scusate, Carzaniga, scusate. Carzaniga per Tremolada. Boss ruba. E ancora ruba Boss. Fallo di Boss che cade nella trappola di Tremolada. Cambio, entra Colombo ancora per Carzaniga e entra Stegalli per il nostro Sugar Del Pero. Buona la sua, anzi ottima, il suo esordio. Battiamo la rimessa laterale con Tremolada per Colombo. Ancora per Tremolada che riceve, vuole andare a tirare in uno contro uno, sblocco di spalla, arresto e tiro pilotato di Tremolada, grande realizzatore della sua squadra. Bernia pronto per scaricare. Lollo, Boss fuori, blocco pronto di Bernia, ancora blocco pronto di Bernia, ancora blocco per pick and roll. Bosa si distrae, schiaffeggiato sul pallone e poi arresto e tiro di Tremolada che non va. Rimessa dal fondo per i ragazzi del basket di Vimercate. Minuto chiesto da Manuel Ciglio, che vuole raccontare qualcosa ai suoi ragazzi, del tipo che dobbiamo ricominciare a difendere come difendevamo prima e che dobbiamo ricominciare a correre come correvamo prima. Questa è la soluzione quando 1.57 alla fine del terzo quarto. 1.57. Ricordiamo anche che, come dicevamo, la prossima settimana, vediamo se troviamo il calendario sul fantastico computer della nostra dottoressa, la prossima settimana saremo niente, non possiamo trovare il calendario, lo troveremo più avanti. Andiamo il mister Porta, cosa racconta ai suoi ragazzi. Coadiuvato molto bene in questa neopromossa da Paolo Zarra, che è il dirigente, l'aiuto allenatore, coadiuvato da uno storico dirigente accompagnatore e da una accompagnatrice là seduti vicino al tavolo della giuria. Rimessa dal fondo per i ragazzi di Vimercate. Moschini, blocco, cambia uomo e poi lo recupera. Tremolada, fallo di Botti. Lo toglierei visto che è il quarto. Nicolas entra al posto di Bottinelli. Ed è il terzo o il quarto fallo, non mi ricordo più, di Botti. È il terzo fallo di Botti, per fortuna. Terzo fallo di Botti, entra Nicolas Porro, curerà il numero 11. Mentre poi rimette dal fondo il numero 11 per Colombo. Colombo per Moschini, uno contro uno contro Stegalli. Stegalli che commette fallo sul tiro e recupera due tiri liberi. Due tiri liberi per Moschini. Dal pubblico si urla Tiziano e Tiziano funziona. Fuori il primo libero, secondo libero di Moschini. Corto anche il secondo libero di Moschini. Entra prima però Luca Bernia, secondo gli arbitri, e quindi sono un tiro libero in più. Ripetere il tiro libero. E giustamente viene realizzato. Boss
consegnato. Richiamo schema alto. Alto, alto, alto. Nicolas riceve, lo restituisce. Parte ancora gioco. Nicolas ancora sotto. Fuori per Bernia, che dà in mezzo alle gambe. Cerca di perdere il pallone, non ce la fa. Bosa in mezzo a 4. Recuperiamo il pallone, buttiamo fuori. Bosa che si lamenta per i falli che subisce. Ancora fuori per Stegalli. Va a prendere il blocco del pick and roll con... E poi non ce la fa, peccato. Lollo recupera un rimbalzo stupendo. Lollo dall'alto del suo 1,55 m e poi sbaglia clamorosamente il tiro. Riconquistano i vimercatesi il pallone. Sportella, Porro sotto contro Tremolada, lo costringe a tirare forte e poi Bernia svetta a rimbalzo. Ne avrà presi una decina questa sera Lucone Bernia. A rimbalzo Lollo, doppio blocco Bernia, Lollo ancora che vuole andare in arresto e tiro, invece no, Stegalli per Bernia, arresto e tiro di Bernia, piedi pari. Porro schiaffeggia la palla ma non la conquista. Moschini che accompagna il pallone in modo incredibile e a cui non viene fischiato nulla, va contro Lollo che non lo molla un attimo. Fuori per un ottimo tirone di Tremolada che dimostra che valore abbia il suo tiro. Lollo poi tira da tre per questo ultimo spicchio di partita. 45 pallacanestro di Rovello, 41 basket Vimercate. Ultimo quarto di grande sofferenza adesso. Ci hanno recuperato con due tiri da tre molto facili, dobbiamo restare un pochino più svegli in difesa e vedere di concretizzare in attacco. Abbiamo buttato qualche pallone sotto canestro, cerchiamo di far valere le nostre forze e i nostri lunghi. Rientrerà adesso Botti, respirerà credo un pochino Luca Bernia. Ora vediamo cosa disegna Manuel per noi. Forza ragazzi, rientra Botti, rientra Lollo, rientra Corno al posto di Boss, Alessandro, rientra Nicola Sporro, buoni i suoi 4 punti. Botti sarà curato da Rigo e Nicolas da Caburi. Riprendiamo quindi con Stegalli da metà campo. Forza ragazzi, andiamo col ritmo, come diceva, richiamo uno. Polisportivo Rovello. Stegalli, Franco Bollato da Caburi. Lollo, Botti che va in uno contro uno sotto, curato molto bene. Poi c'è Stegalli che mette una bombettina, non va. Rigo recupera il rimbalzo e poi Stegalli recupera un grandissimo pallone. Grande Stegalli che recupera un pallone su Moschini. E Lollo allora chiama lo schema numero uno. Ci riproviamo con Stegalli. Stegalli per Corno, Corno per Jack, per Lollo. In arresto e tiro Lollo. È andato in ritmo ma con poca fortuna. Corre veloce allora Vimercate con Colombo. Moschini, bomba di Moschini, un po' lontana. Lollo corre, vola. Si buttano per fermarlo. Arresto e tiro di Corno da fuori che non va. Peccato. Recupera poi un grandissimo pallone. E poi viene palleggiato sul piede del numero 9. E non viene fischiato fallo di piede. E poi viene servito un pallone molto facile al numero 9, Colombo.
discutibile questa decisione arbitrale, perché il pallone è andato proprio a picchiare sul piede e ha dato una un'azione di favore. Ecco il primo libero di Colombo. Mentre dicevamo che la prossima settimana saremo a Villa Santa a giocare, giocheremo domenica alle 17.30. Buono anche il secondo tiro libero. I ragazzi di Vimercate si sono riavvicinati pericolosamente a meno 2. Dobbiamo ristabilire le distanze che abbiamo. Ragazzi, forza. Allora ancora Lollo che va in uno contro uno. Si ferma, fuori per Nicolas. Gioca sotto, da capo Botti. Sfida in uno contro uno e poi gli tira in faccia, scalfisce il ferro, non riconquistiamo la palla, ci addormentiamo un pochino su un rimbalzo. Colombo ancora, Colombo liberato, Moschini scarica per Tremolada, arresto e tiro di Tremolada che non la mette, curato molto bene da Corno. Lollo allora che corre. Lollo per Stegalli, Stegalli per Nicolas, per Corno, sotto per Nicolas, fantastico assist del numero 11, il nostro nuovo atleta Alessandro Corno. Lollo contro Colombo, bloccone di Cavuri, poi fuori per Rigo, fuori per Moschini ancora che gira. Fuori per Cavuri, passi di partenza, buttato in mezzo alle ortiche il pallone, Lollo ancora, ancora Lollo, dagliela, fallo assolutamente antisportivo, non fischiato, al numero 4 Moschini che non sapeva più come fare per fermarlo, e cambio nelle file della pallacanestro di Vimercate, esce il numero 4, Moschini, rientra il numero 6, Carzaniga. Rimessa per Lollo, anticipato da Rigo. Ancora rimessa per Botti che si gira, va in mezzo a tre, ginocchio, ginocchio di Botti, ha fatto ginocchio ginocchio contro il numero 17. Si è girato il ginocchio. Dottore, si è girato il ginocchio. Sempre Botti, fai. Vediamo la nostra dottoressa che entra in campo per aiutare Botti, a cui gli si è girato il ginocchio. E quindi sarà cambio sicuro. Entrerà Luca Bernia. Vediamo le cure, le prime cure prestate da Michele Porro. È da intanto che Davide va a prendersi il ghiaccio per aiutare Botti, la dottoressa lo assiste, il nostro fisioterapista Stefano Galli, il nostro grande fisioterapista Stefano Galli, che è anche il nostro giocatore, che si occupa di vedere come vanno le cose. Botti ancora per terra, andiamo, viene congelato il ginocchio così che potrà alzarsi con calma. Aiutiamo ad alzarlo, ecco Botti. Viene portato fuori. Abbiamo curato e gestito dalla nostra dottoressa. Riprendiamo la partita. Quei ragazzi di Rovello sopra di 4 punti. È entrato Lucone Bernia. Poi magari vi daremo qualche ragguaglio in più rispetto a quanto abbiamo visto prima per il suo infortunio, poi verrà la dottoressa a dircelo. Intanto riprendiamo la partita, riprende Bernia dal fondo,
si libera Nicolas, si libera fuori Galli e poi riceve corno fuori in posizione di guardia. Nicolas, fallo in anticipo del numero 17, Caburi sul nostro Luca Bernia. Normale, andiamo a normale, rimetterà Lollo, la recupererà ancora corno o Cristian o Galli, eccolo lì, corno che esce benissimo dal blocco, si pensa subito a una distorsione al ginocchio per Botti, lo perderemo per qualche partita sicuramente. Intanto il Bimercate gioca con Caburi che va in uno contro uno contro Bernia, poi scarica fuori per la mano caldissima di Tremolada, che in questo caso calda non è. Corno va in contropiede, non realizza perché è curato molto bene con un fallo da parte del numero 10, passi non fischiati, blocco di spalla irregolare, arresto e tiro da parte dei ragazzi di Bimercate. Giochiamo con calma, 6 al termine, 47 Rovello, 43 Bimercate. Si sono dimenticati di Nicola Sporro, purtroppo non li purga, e allora Colombo, dobbiamo cambiare qualcosa in questa partita che sta diventando un po' ferma. Ancora Tremolada contro Rigo, ecco che metteremo ancora Del Pero in campo. Bomba di Caburi che non va, corno recupera il pallone, va in uno contro uno, realizza senza commettere fallo Caburi miracolosamente. Vediamo che intanto Botti riesce dallo spogliatoio della dottoressa. Distorsione, sta già meglio, però mi ha fatto segno che sta meglio, volevo confortare i tifosi. Arresto e tiro intanto in mezzo all'area di Colombo. Dottoressa, niente di che, solo una piccola distorsione. Lollo, 49-45, 5 ancora da giocare, manca ancora una vita, consegnato ancora per Lollo. Lollo che finta il tiro, che si prepara, arresto e tiro di Lollo. Finalmente ritroviamo il nostro Lollo, dimenticato dagli avversari, realizza il punto del più 7. Ora corno, vicino ancora, blocco sotto per numero 8 Rigo, fuori ancora per Tremolada, fuori ancora, arresto e tiro, esecuzione di attacco molto bella da parte dei ragazzi di Bimercate, realizzano con Colombo il punto del 52-47, ancora Lollo, Nicolas, Stegalli, blocco, pick and roll, fuori per Corno che scalfisce il ferro e poi qualcuno che commette un fallo. Fallo di Nicolas, esce Stegalli, ottima la sua, giochiamo con due play adesso. Rientra il numero 4 Moschini, rientra il nostro Sugar Del Pero che correrà Colombo. Botti sembra che sta meglio, girano Rigo per Temprendola, Tremolada sotto per il numero 8 Rigo che va in semigancio sinistro a realizzare il punto del 52-49. Papero, giochiamo con i tre giovanissimi, con Del Pero che prende tre blocchi, gira molto bene Nicolas, Lollo, bomba di Lollo che prende il ferro, andiamo a rimbalzone con Bernia che fa commettere i passi all'avversario ma che non vengono visti perché stavano curando le braccia. Allora ancora bomba che va, molto bella di bomba di Tremolada, e siamo al pareggio con 3:25 da giocare. Ragazzi, diamoci una mossa.
Del Piero, rientrerà Bosa adesso, Del Piero ancora in uno contro uno, fuori per Lollo, fuori per Nicolas, passi di Nicolas fischiati giustamente, esce Alessandro Corno, rientra Andrea Bosa per questi ultimi tre minuti di gioco. Del Piero contro Colombo, consegnato e poi rubato da Bosa, grandissimo, e poi fallo di Tremolada su Boss, che stava già volando via in contropiede, secondo fallo dei locali. 52 pari, segniamo poco ragazzi, segniamo troppo poco. Boss per Del Piero, esce Lollo da tre blocchi, anticipato dal numero 9 Colombo. Giochiamo uno, esce Lollo, si sincronizza, sotto per Nicolas, fuori per Del Piero, arresto e tiro di Del Piero, non va, non è ancora a bolla Del Piero dopo il suo infortunio. Curiamo, numero 4 Moschini, che va in arresto e tiro, incredibile realizzazione di Moschini. Noi abbiamo smesso di segnare, siamo spaventati dall'infortunio di Botti. Fuori ancora, chiama fuori Boss, che si metterà in sincrono e poi andrà a tirare. Cerca uno contro uno, cerca lo scarico per Nicolas, che non va. Arresto e tiro di Bosa. E poi c'è qualcuno che sviene in mezzo all'area, spinto da nessuno, Moschini. Ragazzi, ci stiamo perdendo un'ottima occasione, eravamo più 10, svegliamoci, difendiamo come sappiamo, facciamo qualche canestro come sappiamo noi. Andiamo, tanto Manuel che cerca di chiedere ai ragazzi uno sforzo per un attacco migliore, poi loro hanno buttato veramente un pallone in aria e hanno realizzato con Moschini un canestro improbabile. Riprendiamo un attimo la gara, asciughiamo il pallone con Andrea Bosa perché gli scivolava prima, non riusciva a tirare. Riprendono con un possesso di vantaggio per il basket di Vimercate. Bosa, Franco Bollà, Tremolada, che è l'uomo più pericoloso della squadra in questo momento. È uscito Caburi, è entrato Rigo, chiama lo schema a pugno, Colombo, consegnato a Tremolada, Rigo, Tremolada ancora, Moschini, blocco, doppio blocco, fuori ancora, fallo di Del Piero ed è un buon fallo con 14 secondi ancora da giocare, un buon fallo che interrompe un'azione che stavamo perdendo. Rimette Moschini dal fondo per il numero 9 Colombo, che non realizza, svetta, rimbalzone di Super Bernia questa sera, 30 rimbalzi di Bernia. Boss contro Tremolada, Del Piero, Nicola Sporro, fuori ancora per Del Piero, consegnato per Bernia, e poi fallo del numero 4 Moschini, due tiri liberi per Bernia, finalmente forse riusciamo a muovere il punteggio, forza Luca. Due liberi di Bernia. Si concentra Luca,
primo è buono, Luca, bravo, primo libero di Bernia, buono. Secondo libero, sofferenza, 1-20 al termine, meno 1 Basket Rovello. È buono anche il secondo di Luca, forza, una buona difesa, una buona difesa, Nicolas, una rubatona, regalaci una rubatona, Nicolas. Blocco fuori per Rigo, Moschini contro Lollo, sotto per Soppone di Nicolas, come chiedevo, Nicolas determinante, bravissimo, stoppata su Tremolada. Bernia, Lollo, a cui scappa il pallone, 12 al termine, Lollo fuori per Nicolas dal suo mattoncino, accarezza e poi Bernia non realizza, ma per fortuna subisce fallo dal numero 8 Rigo, scappata la mano, per fortuna Nicolas a stoppatona come avevamo chiesto. Due liberi di Luca, a cui chiediamo di essere concentrato come prima. Primo di Luca è corto, dannazione, 40 secondi al termine, pareggio, 5-4, Moschini che attraversa l'area per distrarre Luca Bernia, è fuori anche il secondo libero, 39 al termine, un'altra rubata ci vuole, è un'azione per concretizzare. Moschini per Tremolada consegnato per Colombo, Moschini, non commettiamo fallo, mi raccomando, tiro da tre improbabile da parte dei ragazzi di coach Porta, fallo commesso non fischiato, ed ora abbiamo gli ultimi 15 secondi per costruire un'azione e cercare di portare a casa una partita. Andiamo gli ultimi 15 fantastici secondi, mentre Botti sembra che stia un pochino meglio. La dottoressa ci dice solo una piccola distorsione, ma... E adesso avrà sicuramente, come dice la dottoressa, un ustione da freddo perché continua a ghiacciarsi il ginocchio. Ora vediamo cosa Manuel chiede di fare ai suoi ragazzi. Io cercherei una penetrazione a 5 dal termine con Bernia per andare a cercare due tiri liberi. Personalmente la giocherei così. Vediamo che cosa ha disegnato lui. Riprendiamo in attacco. Riprenderemo in attacco perché hanno chiesto minuto. No, riprendiamo dal fondo. Saranno in zona press. Rimette Bosa, prende la palla Sugar Del Piero, a cui 10 al termine, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bosa, arresto e tiro, e realizza Bosa, una grande azione disegnata dai ragazzi di Manuel, un secondo ancora da giocare e il basket di Vimercate chiama minuto di sospensione a un secondo dal termine per disputare questo ultimo secondo e cercare di realizzare il canestro del pareggio o il canestro addirittura della vittoria con la rimessa dall'attacco. Un secondo da giocare. Bosa, grande mano, freddissima, dopo un po' di pasticci siamo riusciti a tirar sul pallone, a tirarlo con maestria, come è maestro Andrea Bosa di queste cose, e ci ha dato il più due, sospiratissimo. Vediamo cosa disegna ora l'allenatore Porta. Scusate,
del basket Dipo di Vimercate. Sarà sicuramente un tiro per Tremolada. Un tiro per Tremolada sicuramente. Giochiamo a uomo. Cerchiamo di intercettare il gioco. Tanto sono i bimbi che cercano di disturbare i ragazzi nella rimessa. La rimessa è uscita di là, devono rimettere dalla parte di qua. Sì. Ora cercheranno di servire Tremolada. Bosa, francobolla, Tremolada per favore. Rimessa del numero 4. Minuto di sospensione intanto per Manuel, che cerca di distrarre allora gli uomini di Porta. Questa è strategia cestistica. Piero sorride, dice: ma potevamo già essere anche a casa a fare la nanna a quest'ora, e invece no, siamo qui a vedere i minuti di sospensione dei due allenatori che si stanno divertendo, i due allenatori che poi sentiremo per vedere com'è stata questa partita da due punti di vista. Quindi poi, come dicevo prima, ci vedremo tra una quindicina di giorni sulle frequenze di Piero da Salon. Sono i bimbi che fanno il tifo per i ragazzi di Rovello. Riprendiamo allora ancora per l'ultimo secondo da disputare. Vediamo Luca Bernia che va a chiacchierare con gli arbitri. Rientriamo con due giocatori nuovi. Sconvolgiamo, mettiamo Barbizan e mettiamo i lunghi. Barbizan e Corno per francobollare i ragazzi. Riceve la palla, tira e finalmente vinciamo la partita 56-54. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo tra 15 giorni con una nuova partita. A presto. Bene, siamo con Gabriele Del Piero all'esordio in questo campionato, dopo aver incrinato la faccia e aversi fatto mettere anche la bella mascherina da uomo ragno. Allora, com'è stata la tua prima partita? Sei emozionato innanzitutto? No, soprattutto ero contento di rientrare. Dopo un mese fermo la voglia è tanta, per fortuna. Adesso sono stanco morto, però ho retto abbastanza bene il campo, l'allenatore mi ha dato abbastanza minuti e sono contento anche della vittoria. Perfetto. Ti ho visto già molto ben inserito comunque nei nostri giochi, ho visto dei bellissimi assist, l'affiatamento con la squadra sta cominciando ad arrivare piano piano, e piano piano arriveranno anche qualche vittoria. Ma sicuramente, il problema all'inizio era ricordarsi di giochi dopo un mese e mezzo, però siamo una buona squadra, se tutti giochiamo insieme possiamo fare delle buone cose. Adesso abbiamo avuto un po' di sfiga, un po' abbiamo giocato male la prima parte, però sicuramente ci riprendiamo. Bene. Buona doccia, grazie, ottimo esordio, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao Gabri, ciao. Bene, siamo con Fabrizio Porta, capo allenatore di questa bella pallacanestro di Vimercate, che ci ha dato degli ottimi sprazzi di gioco. Come hai visto innanzitutto la partita dei tuoi ragazzi? Bene, molto bene. Lo spirito era giusto, abbiamo dato del filo da torcere, secondo me è una gran signora squadra. Poi con l'inserimento di Corno secondo me ancora meglio, sicuramente una bella squadra, noi abbiamo tenuto fino alla fine, non ci siamo abbattuti nel momento più difficile della nostra gara, nel terzo quarto, quando è arrivato quel break clamoroso con Rovello che ha alzato l'intensità difensiva e quindi trovato dei buoni spunti in attacco, ma non ci siamo abbattuti, siamo riusciti a ritirarla lì, alla fine la pallacanestro è fatta di episodi e non siamo riusciti a portarla a casa, ma la mia squadra sicuramente oggi l'ho vista bene, come l'ho vista bene contro l'Entate, contro Palmilano, contro il Ginati. Adesso è difficile perché siamo 0-6, ma andiamo avanti. Sì, certo, 0-6, però come dicevi tu, Palmilano, Olginate, l'Entate sono le top squadre di questo girone. Quindi voglio dire, adesso hai un cammino abbastanza in discesa, la squadra si sta amalgamando molto bene. So che vieni da una C2 dell'anno scorso nell'altro girone, quindi la squadra è già molto ben amalgamata, i tuoi giocatori si conoscono, ho visto molto bene come...
come giochi, ha dei tiratori stupendi, cosa vuoi di più? Vincere. Vincere, certo. No, nel senso che vincere poi viene col gioco, viene con un pizzico di fortuna, viene con l'amalgama, come hai detto tu. In questo momento non ci dobbiamo disunire, dobbiamo stare uniti. So che è difficilissimo, è una cosa, sembra più una frase da politico, stare uniti, ma è quello che ci serve in questo momento. Se ci disuniamo adesso potremmo essere in grado di fare 0-30, cosa che non avrebbe senso con un gioco che stiamo mettendo, come hai detto tu, nel senso, io credo che io sono di parte, magari chi la vede dall'esterno qualcosina di buono lo facciamo. Quindi stare uniti sicuramente da subito tutti e lavorare, continuare a lavorare. Se ci abbattiamo adesso è finita. Ti faccio i complimenti per la bellissima partita che ci hai regalato. Ci vediamo a Via Mercati al ritorno e buon campionato. Grazie, ciao. Arrivederci. Grazie. Finalmente con Manuel Ciglio, head coach di questo nostro Basket Rovello. Come, raccontiamoci queste sei partite di inizio campionato. Preferisco partire dall'ultima visto com'è andata. Assolutamente. No, sto scherzando, assolutamente. Allora, noi adesso siamo 2 vinte e 4 perse. E credo che la classifica un pochino è bugiarda, perché molte partite le abbiamo giocate bene, a tratti, e magari mettevamo qualcosa in più e non si è riusciti a portarle a casa. Il calendario diciamo che non ci ha aiutato, nel senso che abbiamo iniziato praticamente le prime 4 giornate con le prime 4 in classifica, o meglio le prime 3 in classifica, le prime 3 giornate, e quindi non è stato facilissimo, anche perché rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato più delle previsioni iniziali, quindi inserire gli under nuovi, inserire un giocatore comunque importante come Luca Bernia, non è facile, non è così scontato che inserire giocatori comunque di livello sia tutto facile e venga tutto meglio di come stavano andando le cose. Anzi, visto che proprio eravamo una squadra che giocava molto in maniera sciolta e quasi a trovarci alla cieca, non è stato assolutamente facile. La mancanza di Mosconi in primis, perché comunque era il playmaker che faceva girare bene la squadra. Infatti poi nelle prime 5 giornate ci si è messo pure l'infortunio del Pero, che anche pur essendo un under, un 94, per noi diventa fondamentale, e secondo me stasera si è visto che stasera è rientrato dopo il brutto infortunio, c'aveva la maschera, però secondo me ha fatto girare la squadra come le prime 5 partite sinceramente in attacco non ha girato. Infatti abbiamo trovato molte più soluzioni, equilibrio in attacco, cioè palla dentro, palla fuori, abbiamo preso molti tiri piedi per terra aperti. Ovvio che abbiamo rischiato di perderla anche stasera, perché finché tiriamo 4 su 22 da 3 con la qualità dei tiri che abbiamo preso, perché secondo me ce n'erano 3 o 4 da 3 che potevamo evitare di prendere, che erano un po' forzati, ma gli altri erano buonissimi. Se tiri che non segni mai, poi posso chiedergli di fare uno sforzo difensivo, che sia riuscito a farlo stasera, perché l'abbiamo vinta comunque chiudendo bene Tremolada e Moschini nel finale. Però non è facile se non segna fuori. Adesso io spero che il rientro di Del Pero questa, spero che la settimana prossima, comunque fra 15 giorni, poi rientrerà anche Terraneo. Spero che vada tutto bene. Stasera ha fatto l'esordio anche Corno, che è un altro che dovrebbe darci molta pericolosità offensiva. E tra l'altro, per aver fatto solo 2 allenamenti con noi questa settimana, non l'ho visto neanche malissimo. Quindi spero che adesso vada tutto per il verso giusto, che non vuol dire che da qua alla fine dell'anno vinciamo sempre, ma che giochiamo senza la paura di vincere, perché comunque non ci stava venendo veramente nulla di facile in campo, e non è facile perché sono comunque tanti ragazzi giovani, io stesso sono comunque giovane come allenatore, e ritrovarsi sempre in difficoltà dopo che hai lavorato tutta la settimana bene all'allenamento non era facile. Adesso speriamo che questa vittoria, anche così tanto sofferta, possa essere là a un minimo di periodo un po' più rilassati. Certo, anche perché veramente, come dicevi tu, con la mancanza di Mosconi e con la mancanza di un centro puro sangue come era Pancio, i giochi cambiano, ci stiamo adattando piano piano ad un gioco diverso da quello che era quello dell'anno scorso, ma ci stiamo riuscendo. Anche, come dicevo prima in telecronaca, Corno, che arriva da una B2, da una Legnano, la sua qualità di gioco, anche se ha giocato 10 minuti, ma l'ha data subito, il suo imprinting di gioco l'ha dato subito. E adesso abbiamo un paio di partite che potrebbero essere quelle per cancellare scordammoci o passato. Sì, il problema è che in realtà non ci sono partite facili, nel senso, pensare che questa era la squadra che era ultima da sola in classifica fa capire che è un campionato ancora più equilibrato dell'anno scorso, nel senso che veramente secondo me non c'è una squadra che adesso si può dire può fare play-out. Noi in questo momento siamo in zona play-out, ma abbiamo il potenziale secondo me per fare play-off. E vale così per Villa Santa settimana prossima, che secondo me è una trasferta difficilissima, soprattutto se hanno il roster completo, perché adesso hanno un paio di infortuni, non so se rientrano contro di noi. Se ha il roster completo è una squadra che soprattutto in casa può dire la sua, perché Gandini è un grandissimo allenatore, li fa giocare bene. Quest'anno hanno aumentato di molto il tasso di talento offensivo con Scarabelli, che li fa giocare, li tiene proprio, tiene la squadra proprio in mano, e secondo me è una trasferta difficilissima.
ovvio che è la prima grande prova per capire se ci siamo sbloccati o se stasera è stato solo un caso. Adesso dobbiamo iniziare a fregarcene di casa, trasferta, di chi incontriamo, dobbiamo andare a provare a vincere contro chiunque, è l'unico modo. Bene, dopo questa bella chiacchierata ci vediamo alla prossima vittoria, promessa, la prossima vittoria sarai ancora sui nostri teleschermi. Buonanotte, grazie buonanotte a tutti.